Ci sono film che non sono belli nel senso canonico del termine, non sono rassicuranti né danno al pubblico ciò che hanno promesso in precedenza, o magari non hanno promesso proprio niente, perché il loro obiettivo è colpire il pubblico con una botta secca. Una donna promettente è tutto questo e molto altro. Un film che manipola e disturba, ma non lo fa in modo plateale, bensì con una sottigliezza inedita, soprattutto per un'opera prima. Emerald Fennell è un'attrice e come tale ha regalato a Carey Mulligan un ruolo che ne ha cambiato radicalmente l'immagine di fronte agli occhi del pubblico, ma è soprattutto una donna capace di raccogliere tante voci femminili, stravolgendo il genere rape and revenge per gettare uno sguardo sulla contemporaneità. Ve ne parliamo meglio nella nostra video recensione di Una donna promettente. Una donna promettente è un film spiazzante sia nel contenuto che nella forma. Da una parte abbiamo uno spirito vendicativo alla Kill Bill, dall'altra un'estetica patinata piena di colori pastello, quasi alla Hello Kitty. Un contrasto straniante che racconta di una commessa solitaria che vive coi genitori e ha lasciato gli studi e che di notte adesca uomini nei locali per sedurli e punirli del loro comportamento irrispettoso nei confronti delle donne. Tutte le informazioni sulla protagonista e sul suo vissuto vengono centellinate man mano che la storia avanza tra svolte e colpi di scena. Visto che la sceneggiatura, premiata con l'Oscar, opera sul coinvolgimento del pubblico a vari livelli. Una donna promettente è una specie di gelato al veleno che, dietro la confezione accattivante e la colonna sonora pop, lancia stilettate nei confronti del maschio predatore e delle donne compiacenti rifiutando ogni soluzione consolatoria. Che i giudizi su Una donna promettente non siano unanimi non stupisce affatto. Il film è fatto per dividere e non lasciare indifferenti, a infastidire una fetta di spettatori, in gran parte uomini, va detto. È il tono del film che, dietro una patina zuccherosa, lancia stilettate a più non posso contro il perbenismo e il maschilismo della società americana, per poi diffondere, ancora a un livello ulteriore, un accorato messaggio contro le molestie sulle donne e le sue conseguenze sulle vittime. A sconvolgere è anche la rivoluzione di Carey Mulligan, qui in un ruolo assolutamente inedito. Dopo aver inanellato una serie di ruoli in costume, intervallati da qualche personaggio più intrigante come la struggente Sissy di Shame e la dolce Irene di Drive, Mulligan si mette in gioco decostruendo la sua immagine per creare il personaggio dell'imperscrutabile granitica Cassie, giovane donna infelice e depressa che nasconde i suoi sentimenti più profondi per portare a termine la missione che si è prefissata. Impossibile empatizzare con una creatura così sfuggente, eppure Una donna promettente non è un film che si dimentica facilmente. Per il personaggio di Cassie, l'inglese Mulligan non ricorre ad alcuna trasformazione fisica, lavorando sui toni di voce, sulle espressioni del viso, sugli sguardi e sulle movenze. La performance di Carey Mulligan brilla per varietà di sfumature, ma anche per modernità grazie alla patina di ironia con cui la regista Emerald Fennell avvolge la sua critica al machismo. Nelle due ore di durata di Una donna promettente, il termine stupro non viene mai usato, sostituito da allusioni. Emerald Fennell sfrutta le stesse tattiche usate dai difensori dello status quo vigente e dai finti moralisti che si schierano sempre dalla parte del maschio, gli stessi che affermano che la donna se l'è cercata, rivolgendole contro di loro. Certo, le dinamiche tra i sessi sono un tema delicato e bisogna ammettere che per portare avanti la sua tesi, la regista forza la mano nella rappresentazione di molti personaggi maschili e femminili, per cui mancano forti stereotipi che potrebbero far storcere il naso. Però l'ironia, come ci insegnava Pirandello, è l'arma più potente di tutte. Per cui non lasciamoci abbagliare dai colori fluo, dai bei ragazzi che sbucano a ogni angolo, dagli ammiccamenti al pubblico e dalle canzoni pop. Dietro la confezione pop, Una donna promettente è come un farmaco in pillole. La copertura di zucchero cela un cuore amaro e velenoso. Allo stesso modo, l'unione tra Emerald Fennell e Carey Mulligan dà vita a un film che esce dai canoni del tradizionale revenge movie per dirci qualcosa in più sulla società odierna. Il giudizio che ne emerge è impietoso. Ma l'insegnamento più prezioso che il film ci offre è che se a dar bordate al sistema sono due donne bionde, non per questo, i colpi faranno meno male. E voi? Siete incuriositi da Una donna promettente? Andrete a vederlo in sala? Fateci sapere la vostra nei commenti!